Con due grandissime annate consecutive, la 2015 e la 2016, come non si erano mai viste già in concorrenza tra di loro, il Brunello di Montalcino si candida ad essere uno dei vini protagonisti della ripartenza dell'Italia nell'anno che verrà. Insomma, di certo c'è che il 2021, visto dal mondo del vino, sarà l'anno del Brunello di Montalcino, almeno stando ai giudizi della più influente critica internazionale, la quale, che lo si voglia o meno, continua ad influenzare milioni di enoappassionati di tutto il mondo. Ma ci piace pensare che qualcuno, mezzo secolo fa, tutto questo lo aveva già in qualche modo immaginato. E quel qualcuno lo scopriremo tra poco. Tornando ad oggi, alla fine del 2020 sono arrivati commenti pazzeschi, dai giudizi del guru James Hattling, che ha definito l'annata 2016 impressionante, la più grande di sempre, se non fosse preceduta dalla stupenda 2015, alla conquista del podio di The Enthusiast 100 del magazine USA Wine Enthusiast, la cui Italian editor è la Karen O'Keefe, con il Brunello 2015 di Ciacci Piccolomini d'Aragona, nel quale il territorio prende forma nel bicchiere, dice la Karen O'Keefe, di un vino di grande struttura ed equilibrio da stappare nel 2023-2030. Ed ancora la rivista online Vinus del critico Antonio Galloni spiega che la denominazione non è mai stata così viva come oggi, spinta da giovani vignaioli e dall'apertura mentale di una vecchia generazione che sta pian piano affidando loro le responsabilità, tanto da poter affermare che Montalcino sta vivendo un nuovo rinascimento dei nostri giorni. Poi sono arrivati i 200esimi di The Wine Advocate, la più influente voce della critica enologica mondiale, ai Brunello della Madonna delle Grazie 2016 del Marroneto e di Gianni Brunelli le chiuse di sotto, e tantissime etichette sopra i 95 punti, tanto da far dire alla Italian editor Monica Larner che sul Brunello non c'era un'attesa così dal 2010, e per Montalcino una grande fortuna entrare nel mercato con l'annata 2016 e la riserva 2015. Infine Wine Spectator, che ha incoronato il Brunello 2015 sul podio dei più grandi vini al mondo nella sua Top 100 2020, la più attesa e influente classifica sul mercato, con le Lucere di San Filippo alla posizione numero 3, primo vino italiano in classifica, consacrando il Brunello come la denominazione più premiata di sempre. Il tutto sullo sfondo di un anno in cui, nonostante tutto, secondo i dati dell'IVEX, la piattaforma di riferimento del mercato secondario dei grandi vini del mondo, a brillare nel complesso è stata anche un'altra stella, quella dell'Italia dei Fine Wine. E lo ha fatto anche grazie al Brunello 2015. E se il 2015 è una delle annate più belle che Montalcino ha avuto, andata in commercio proprio nel difficile 2020, nel 2021 tocca al Brunello 2016, che rispetto alla 2015 già uscita, se non sarà allo stesso livello, andrà ancora oltre. È un'annata più longeva che potrà stare sul mercato anche più a lungo del solito, almeno un paio di anni, continuando a far emergere il suo fazzoletto di terra sul resto d'Italia e portandolo alla ribalta internazionale. Un successo di questo piccolo grande territorio della Toscana del vino che Wine News ha voluto ripercorrere con le parole di chi nel secolo scorso lo aveva già previsto. Era l'autunno del 1968 e il giornalista e sceneggiatore Mario Soldati, il più grande scrittore italiano delle bellezze agroalimentari italiane e dei loro territori, insieme all'amico Luigi Veronelli, era a Montalcino per la prima volta.
Il grande maestro nella sua opera più importante, Vino al vino, indicando l'origine di tanta fortuna del Brunello, comprende subito quelle caratteristiche, oggi consacrate dalla critica. Prima tra tutte la longevità e la capacità di invecchiamento che ogni annata rivela al primo sorso. La bellezza di un territorio vocato ai grandi vini grazie al clima, al suolo, ad una natura ricca di biodiversità e dove tra boschi, oliveti e campi coltivati non c'è mai stata monocultura. L'intuizione pioneristica di delimitare negli anni 30 i confini della produzione al solo territorio di Montalcino e il fatto che tutto questo sia racchiuso in un'invenzione che risale alla fine dell'Ottocento, ma che fu modernissima, agricola, ma illuminata da una base di studi intellettuali e naturalistici, semplice per la scelta di vinificare il solo Sangiovese Grosso, ma geniale nell'averlo fatto per distinguersi dagli altri vini, guardando ai grandi francesi, frutto di un singolo, ma alla base di un successo collettivo, al quale ogni protagonista ha portato e continua a portare il suo contributo. Rileggendo le sue pagine, scrive Soldati, dove dissentiamo lievemente dal Garoglio, Pier Giovanni Garoglio, un grande enotecnico, forse il più celebre dell'epoca, è invece a proposito di quello che noi reputiamo l'eccelso tra gli eccelsi di tutti i vini provati finora in questo lungo viaggio, il Brunello di Montalcino. L'invenzione di un singolo, lo definirà poi, in riferimento a Ferruccio Biondisanti, il suo inventore, alla fine dell'Ottocento, nella tenuta Greppo, dove Soldati era ospite, per degustare le vecchie riserve con il figlio e il nipote di Ferruccio, Tancredi, per il quale il vino ha, dice Soldati, tutte le caratteristiche psicologiche che ha per l'artista l'opera d'arte, e Franco Biondisanti, custode intransigente della tradizione di famiglia. Ma da parte sua, Soldati consegna anche indicazioni e valori al territorio che saranno fondamentali per il suo futuro. In questo sud di Siena, racconta ancora Soldati nel suo viaggio, scendiamo in Val d'Orcia, in vista della Rocca di Radicofani, di Ghino di Tacco e della Miata, con la cittadina di Montalcino che forse, per trovarsi così dislocata, così fuori dalle vie di comunicazione, è rimasta intatta, incorrotta, protetta dalle deturpazioni perfide del turismo. Cedendo volentieri alla gentile offerta dei Biondisanti, sono rimasto di stucco, come davanti ad un piccolo miracolo. Al greppo di Montalcino tutto ha del miracoloso, a partire dalla villa di Rossi Mattoni, rivestita di rampicanti e incorporata nell'azienda, e con le vigne che sono lì fuori, lì intorno, in vista dell'immensità e delle lontananze della Val d'Orcia. Anche senza Alpi e anche senza mare, scrive ancora Soldati, è un paesaggio che colpisce subito per la sua grandiosità. Vi si arriva da Montalcino per una lunga strada di terra, fiancheggiata da castagni, che è tutta un'altissima terrazza sul digradare dei vigneti e sulla vallata lontana. Ma soprattutto lo scrittore sentenzia il segreto del successo vero di questo territorio, che mai è venuto sinceramente meno nelle teste dei suoi grandi protagonisti. Come ha fatto Biondisanti ad inventare il Brunello? Molto semplice, vinificando in Toscana e con uva tradizionalmente toscana, ha cercato di differenziarsi al massimo dagli altri vini ed ancora nella seconda metà dell'Ottocento ebbe l'idea di rinunziare non soltanto al governo ma addirittura alla miscela e di vinificare con un tipo solo di uva, col Sangiovese Grosso. Ne venne fuori un vino potentissimo e delicato insieme, che ha bisogno di attenzioni grandi e soprattutto tempestive nei travasi e che esige, pena la perdita del suo ineffabile bouquet, un'assoluta rinunzia a qualsiasi manipolazione. Esige in più almeno 4 anni di botte prima dell'imbottigliamento. Poi, distinguendosi così da ogni altro vino di Toscana, recita ancora Soldati, il Brunello può invecchiare praticamente all'infinito. E qui lo scrittore Soldati pronuncia la sua profezia, migliorando, oserei dire, sempre.
e questo grazie all'integrità della propria razza, il Sangiovese Grosso, la base assoluta del suo successo, che ha portato del resto fino ai giorni nostri annate come il 1888, il 1891, il 1925, il 1945, miracoli in bottiglia, frutto di un altro miracolo, anche questo raccontato da Mario Soldati, quello della ricolmatura delle vecchie riserve di Brunello, non prima di aver detto che comunque non si deve aspettare mai troppo a fare la prova. Una chiara indicazione per noi oggi della bellezza di conservare le vecchie annate, ma allo stesso tempo anche della vera ed alta funzione del vino nella condivisione tra le persone, nella magia dell'assaggio di un vino nei diversi suoi momenti e nei diversi momenti della vita di una persona. Ma com'è dunque questo Brunello, si domanda lo scrittore, raccontando quello che rappresenta il rito della bottiglia di un grande vino, spesso oggi difficile da comprendere in un mondo che ci toglie il tempo per le cose belle e per i momenti importanti della vita, come lo stare a tavola con le persone care o la condivisione con gli amici, di cui solo adesso forse veramente capiamo la vera importanza. Vino d'arrosto di eletta classe, degno di competere con i migliori tipi di Borgogna. Presenta da giovane un colore granato, intenso e brillante, che nell'invecchiamento si trasforma in un arancione carico. Un po' sgraziato nelle prime età, preciserei forse un po' duro, pur conservandosi robusto e generoso, acquista col tempo fragranza, sapore vellutato e armonicità insieme a quel profumo delicato ed intenso, caratteristiche queste di grande nobiltà e finezza che lo distaccano nettamente per gusto, profumo, vivacità e robustezza dagli altri vini toscani. Per gustarlo veramente va servito ad una temperatura di 18 gradi. Aggiungerei che nella stessa misura che è vecchio bisogna proporzionalmente stappare la bottiglia di un certo numero di ore prima di berla. Si diletta ancora lo scrittore Soldati e bisogna naturalmente stare attenti a non scuoterlo, ma in ogni caso non bisogna preoccuparsi del fondo polveroso, che è sempre una minima quantità anche nelle bottiglie più antiche e che non supera in ogni caso un paio di centimetri. Pura e semplice poesia, quella di Mario Soldati. Ma del resto, allora come oggi, bere un calice di Brunello di Montalcino rappresenta un sogno per molti, e ancora di più in questi tempi è fonte di gioia, come dice oggi, 50 anni dopo, la critica di tutto il mondo. Ma noi vogliamo fare un'aggiunta, sempre prendendo le parole in prestito dal grande scrittore Soldati ed allargando il concetto a pochi altri vini italiani, dicendo che il vino, solo in certi casi, può anche essere considerato e studiato non come un oggetto di consumo, ma come un'opera d'arte a sé. E forse meno eccelso un pittore perché ha dipinto un minor numero di quadri di un altro che ne ha dipinti di più? Ad un certo momento il grande enotecnico Garoglio stesso ci ha chiarito che il vino da apprezzarsi quando è di qualità deve sempre considerarsi un'opera d'arte o di grande artigianato che giustifica il culto dei millesimi in etichetta.